Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò la mia collezione di blush MAC. Allora, per chi di voi mi segue sa che ho lavorato alla MAC e quindi mi sono potuta costruire parte del mio kit lì. Questo è il motivo spiegato della palette di blush. Adesso non ricordo bene i prezzi, credo siano intorno ai 18 euro l'uno, se non sbaglio. Sì, il refill viene un po' meno e poi c'è da comprare la palette. Allora, io ho cercato di comporre una palette per tutti i gusti e i colori di pelle. Ho preso anche quelli magari più venduti proprio dal brand, quelli più comuni, più famosi. Il primo blush si chiama Harmony ed è questo qui, color tortora taupe, un marroncino dal tono fango. È uno dei più venduti della MAC, se non il più venduto, perché è utilizzatissimo per fare il contouring, perché appunto è un marrone dal tono freddo, specialmente sulle pelli chiare è ottimo per fare un contouring. Io stesso lo utilizzo sia in inverno che magari in primavera. In estate no, perché non si vede sulla mia pelle, divento abbastanza scura, però in inverno lo uso soprattutto di mattina quando voglio un contouring delicato. E la cosa bella è che si può stratificare, quindi di sera, se lo volete più evidente, potete applicare diversi strati. L'altro blush che ho della MAC si chiama Coppering. Sono tre aranciati, tre rosati, quindi praticamente sono tipo andiamo dal più chiaro al più scuro. Questo è il Coppering, molto sottile, elegante come colore, non un arancio shocking, quindi perfetto per tutti quei look freschi, naturali, con delle guance pescate. Questo invece si chiama Raisin ed è un bel marrone intenso, terra bruciata, molto molto bello sulle pelli di colore, bellissimo in estate. Io ne ho anche uno in versione singola perché lo porto con me in borsetta, mi piace molto. Anche in inverno lo applico magari per dei look un po' più strong, leggerissimo e sfumatissimo, perché è davvero un colore intenso, ne basta davvero pochissimo. Passiamo alla parte di sotto, andiamo come vi dicevo dal rosa più chiaro. Questo dovrebbe chiamarsi Dusty Pink, elegante, perfetto per le spose, molto fine, proprio per dare quel tocco di rosa alle guance, come se venisse proprio dalla pelle, dall'interno. L'altro rosa si chiama Flare Power. È un bel rosa, un po' più intenso di questo. Anche questo bellissimo per le spose, tutti quei look super delicati, per dare proprio un accenno di colore alle guance. E infine passiamo a questo bel blush. Non riesco a definire il colore, comunque si chiama Fever. Perfetto anche questo per le pelli di colore, ottima alternativa alle persone di colore che magari non vogliono usare questo. Persone di colore o comunque pelli molto scure che non vogliono un colore sul marrone ma uno sul rosa. Utilizzatissimo in estate e uno dei miei preferiti, come questo al sopra, Raisin, però col tono del rosa anche d'inverno ne basta davvero un tocco. Questa era la mia palette che ho composto scegliendo i colori e poi ne ho comprati alcuni singoli. Quando vivevo a Milano, questo qui super fucsia, che si chiama Hair Blooming Cheeks, era di una collezione limitata e per fortuna, avendo fatto il corso di trucco e studiato varie tecniche e aver capito i miei colori, non prediligo il blush sul rosa, mi piacciono sempre di più quelli sull'aranciato e sui toni comunque della terra. Poi ho due blush della Mineralize. Io adoro i blush minerali, sono stupendi perché sono proprio vellutati, sono tutti quanti brillantinati come se fossero quasi degli illuminanti. Sono bellissimi, applicati, setosi, facendo parte della linea minerale vanno ad idratare la pelle, a mantenere la pelle idratata tutto il giorno con un effetto super super luminoso. Questo di sinistra è Warm Soul, si può essere usato come una terra abbronzante. È un bel marrone chiaro con dei riflessi dorati. Se li svuoccio si vede pochissimo, quindi magari ve li farò vedere nei video applicati. E questo l'ho già applicato in vari video, si chiama Dainty. È un bel rosa baby. Sono tutti dai riflessi dorati, bellissimi, bellissimi, super luminosi. Li adoro i blush minerali, davvero ragazzi, consigliatissimi. E poi per finire, l'ultimo blush che ho nel mio kit è Posy, che è un blush cream blend, quindi un blush in crema, che l'ho trovato adattabile a tutti i tipi di pelle. Vedete, sulla mano è molto molto leggero, non vi spaventate, non vi spaventate, non vi
spaventate con il colore, perché sembra molto forte, ma applicato è molto leggero, può essere sfumato con le mani, comodo da portare in borsetta in estate, adattissimo per le pelli mature o pelli rugose, pelli secche, in generale per avere quell'effetto super glowy, super super luminoso. Ragazzi, questo conclude la mia collezione di blush MAC per il momento e spero vi sia piaciuto. Se così, datemi un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già e seguitemi sugli altri social per restare aggiornati con le cose, i progressi, le novità mie e di mia sorella. Vi lascio tutti i link nell'info box e comunque anche alla fine del video. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video, ciao!